Grandi cose ha fatto il Signore per noi, abbiamo pregato nel Salmo responsoriale. E la liturgia di questa 30ª domenica del tempo ordinario è un invito a riconoscere l'opera del Signore nella nostra vita. Domenica scorsa abbiamo ascoltato Gesù che ha detto: non sono venuto per essere servito, ma per servire. E abbiamo detto: noi dobbiamo servire, ognuno nel suo ambito, il bene dei fratelli. E il bene dei fratelli si compie quando noi ci accorgiamo di loro, ci avviciniamo a loro. La pagina del Vangelo di oggi ci presenta Bartimeo e io vorrei con voi leggere questo personaggio e attraverso la nostra esperienza di vita, e vorrei cogliere per noi quei messaggi che vengono sia dalle parole della folla, ma soprattutto dalla parola di Gesù. Bartimeo è cieco, cioè non vede, e quindi la sua vita non è vissuta bene, perché non può guardare il volto dei suoi cari, non può guardare la gioia magari dei figli, la bellezza del creato. È un uomo chiuso perché c'è il buio, però non è un uomo che si arrende. E allora, sapendo che passa Gesù, si mette al bordo della strada e comincia a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Bartimeo, isolato dal mondo, è un uomo coraggioso. Grida perché sa che Gesù lo può salvare. Ma la folla, glielo vuole impedire. Dice: non disturbare. Lo mette a tacere. E lui grida ancora più forte. E qui la bellezza di Gesù che si accorge e dice: chiamate. Gesù non passa nella nostra vita con indifferenza. Gesù non passa nella nostra vita senza accorgersi di noi. Gesù è sempre presente, anche quando noi non ce ne accorgiamo. Gesù è lì, presente. E allora ecco, si avvicina al cieco e dice: che vuoi che io faccia per te? Signore, che io veda. È bella questa espressione, Signore. Aprimi, fammi capire, fammi contemplare il tuo volto, il volto dei miei parenti. Fammi contemplare la bellezza del mondo. Signore, apri i miei occhi, perché io abbia un volto nuovo, perché io la guardi in modo nuovo. Gesù dice: va. Non dice: ti guarisco. Notate, dice: va, la tua fede ti ha salvato. Ecco, è l'incontro con Gesù che salva, è l'incontro con Gesù che ci fa vedere le cose in modo diverso, è l'incontro di Gesù con Lui che ci aiuta a capire la realtà nella quale noi ci troviamo a vivere. Dicevamo domenica scorsa: il mondo pensa al potere, Gesù al servizio, ma noi dobbiamo entrare nella logica di Gesù e quindi dobbiamo avere gli occhi fissati sul suo volto. Ma c'è un'altra espressione della folla che dicono al cieco: coraggio, alza, ti chiama. Coraggio, alza. E vorrei lasciare proprio questo messaggio per ciascuno di noi. Coraggio. Alziamoci. Andiamo. Seguiamo il Signore. Lasciamo che tocchi i nostri occhi, perché possiamo guardare in modo diverso il mondo nel quale il Signore ci chiama a vivere.